fare per stare qui a parlare. You go and have some fun outside. I got a camera to steal. Hey everyone, this is Shane from Game with Gas, and today we return to Martha is Dead. Era solo un sogno, un orribile sogno. Quella donna, il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno e vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto e questa è la realtà. E questa è la realtà. Yep, just a dream. The old face removing dream. I'll just grab this. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa camicia. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. The room. There's also the camera. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Locked. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Let's put this on. Oh, okay. Is my trinket box. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. You sure do. Where are the keys for all this stuff? I can hear music in the distance. Se la mamma vede questa fotografia, la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta assieme a lui. La collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. There's a lot of information about stuff that I don't understand. La tata mi verrà presto a trovare. Ecco tutta la famiglia riunita. Una cosa veramente rara. There's a key in here. Per oggi sono già vestita. You are already dressed. That's good news. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. What about keys for things? I've opened Julia's bag. Here you can find objects that Julia always carries with her along with any picked up during the game. Okay, nice. Objects listed at the bottom left, select an object to use or analyze it. Now try selecting the key or the map.
La chiave All della right, mia check cassettina. box. That's the key. Here's my diary. Luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Sì, Eric, arrivo subito. Chiamo Marta per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. È il 18 luglio. Can I open her trinket box with the key or no? Non è la chiave giusta. Dovrò procurarmela se voglio scoprire cosa contiene. Okay, can I leave? Well, this says it's locked. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. That's locked. Shift to run. Excuse me. I hate it when they tell me I gotta run from things. Doesn't look like I need to run from things right now. What's going on out here? What's going on down there? È chiusa. Strano. Yeah, why did they lock Julia's room? La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene. È lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? I think that camera's mine. Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza. Vederla lì è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Yeah, you go and have some fun outside. I got a camera to steal. Il babbo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra.
Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Read newspaper. It might be on the table. What's this? The camera. Okay. Newspaper and camera. Here's the camera. What was it? Per Giulia. Per fotografare sempre di più il babbo. Yep. Just pocket. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Cioccolata. Un privilegio per pochi di questi tempi. Feroce assassino a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Oh, look at all the stuff I can read. Feroce assassino a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. 2 caccia e 6 mercantili affondati. Giulia K., angosciati ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Henrik e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno, 1 chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Ok. Did that? Take a photo in the garden. Oh, this is nice. About to use Julia's camera. It's a 1940 roller core with 120mm film. You'll use it to take photos throughout the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game's story. Okay. While holding the camera, an icon will appear to indicate points of photographic interest. This icon will appear and become clearer the closer you are. Press E to see your camera and any fitted attachments. Look for the subject you want to photograph and press to continue or press Q to exit camera mode. I'm looking for the little thing that tells me that this is a really good camera potential photograph. I can't see that. Why is it going all blurry?
You're about to take your first picture. Simplify the simulation. The picture preview displays the settings you change them on your camera. In real life, the viewfinder's image is controlled by the secondary lens and only responds to focus. Okay. Prepare for your first picture. If you stand still, you'll be able to fine-tune the camera rotation, pitch, and angle. Okay. Oh God, this is some real photographic stuff. Just focus, exposure, and aperture. Oh, cool. I don't know if that's changing the focus. Here's the camera's add-ons. You'll be able to use different lenses, filters, blah, 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 blah. Space to shoot. Congratulations, you're taking your first photo. You can shoot as many photos as you want throughout the game. But remember that only a few will be critical to the story's progress. Soon you'll learn how to develop the photos you've taken. Cool. Okay, did that. I took a photo in the garden. I already tried the camera. Why do you keep telling me I need to do it again? Should I take another photo maybe? Diary. Want to get more camera action because I'm not sure if it let me. Oh, I can use the bike. La mia bici con la ruota sgonfia, come al solito. Una pompa risolverà il problema. Oh, bicycle pump now. Need a bicycle pump. None of these things look like bicycle pumps.
If I were a bicycle pump, where would I be hiding? Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di cose buone. Oh, this game is so detailed, it's amazing. It doesn't look like you can really touch anything in here. Oh no, that's where it came from. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Not sure if I should go down there right now. Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio. La battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La Nostra Signora del Carmelo, compagnia del Fallschirm Regiment, contrattaccava ieri, costringendo i francesi alla ritirata e arrivando fino a Piazza del Mercato. La situazione è attualmente sotto controllo. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma. Firenze, 15 luglio 1944. Generale Eric K. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo, Karl H. Looks like the dad might be German sympathizer. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Here's a couple of bikes. Can I take one of them? Andare in bicicletta qui in giro è bellissimo. Queste però sono le bici di mamma e papà. La mia è fuori. Yeah, but my one's broke. La cuccia del mio cane. Quello nuovo. Non mi ricordo che fine fece il primo, ma quando penso a lui mi viene l'angoscia. Well, I haven't gone down here. Lorenzini Merceria, 5 metri stoffa cotone grigio, 6 metri stoffa lino bianco, 4 metri raso verde, consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Potrebbero servirmi. Yeah, sure, let's just pocket that.
La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Medicinali di mamma. Gli faranno bene. Questo tessuto non mi è nuovo. Eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Oh, what happened here? Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. Is that wine? It's got wine. Let's just hope it is. Oh God. I think that's where they're going to teach me how to do photography, like developing film. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare in legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano che le portava una fatina. Non ci credevo, ma era bello. Oh, is that all I can look at here? Where's my bicycle pump? Okay, so I think we might leave the video there. I'm sure that they're going to take me through a tutorial on how to develop film, so I might leave that for the next video. I still haven't got my bicycle pump, so it better be around somewhere. Or maybe they didn't let me find it yet because I can't actually cycle that away from the house right now. But either way, I hope you enjoyed seeing this episode of Martha is Dead. But as always, au revoir, avida sen, arrivederci, adios, kia ora, sayonara, dos vachanya, over and out.